L'addestramento portano a questi risultati che voi potete vedere qui in un semplice addestramento, ma sono risultati che poi sono anche operativi. Allora siamo quasi pronti, state tranquilli, qualsiasi rumore sentirete sono tutti rumori fini a se stessi, sono simulazioni solo per far vedere le potenzialità delle due componenti. Ancora qualche minuto. Entrerà in campo anche un veicolo robotizzato in uso presso i gruppi, presso i reparti degli artificieri della Polizia di Stato, che sono una specialità come i cinofili inseriti nel servizio reparti speciali, nella direzione centrale specialità. Ed ecco, vediamo che entra in piazza un furgone bianco. Furgone bianco è segnalato da diversi giorni. Questo furgone bianco si ferma vicino a una sede di un'ambasciata e sta lì, fanno foto, guardano, controllano, scendono, salgono. Un'ambasciata di una... Adesso... Ecco, sicuramente qualcuno avrà segnalato la presenza sospetta di un furgone. Passava troppe volte da quella via, i suoi occupanti non promettevano nulla di buono. E quindi i poliziotti appostati, ecco, là è stato dotato di microfono il collega. C'è continua tu, Andrea, chiedo scusa, c'è stato un problema. Ecco, c'erano all'interno delle persone che sono state fermate, è stato chiesto di scendere, ma l'autista è sceso e poi dal portellone posteriore è scappato un altro soggetto. Ecco, i cani erano presenti, si sono subito avventati sulle due persone in fuga. Dove andate? Cosa fate? Ora entra in campo un'altra componente, sempre di un'altra unità cinofile, che verrà posta in campo per una ricerca di esplosivo. Ecco, vediamo, si avvicina il veicolo, intanto le due persone che avevano tentato la fuga sono state fermate e condotte negli uffici per l'identificazione. E, ora verrà fatto un controllo perché si che nel furgone possano essere nascoste, possono essere occultate soltanto esplodenti. Vedrete con questo esercizio, questa dimostrazione, come il cane è addestrato in maniera diversa dal cane antidroga. Cioè, è un cane che sembra più tranquillo, è un cane che chiaramente, dovendo muoversi vicino a sostanze esplosive, deve essere un cane. Prima viene fatto fare un giro così di perlustrazione della zona al cane. Prima dice: guarda dove siamo, controlla, vedi se c'è qualcosa di strano, dai, ricontrolla, guarda, senti bene, tu che sei così bravo col tuo naso. E il cane si è fermato, eccolo là, guardate, il cane cosa fa quando sente qualcosa di strano? Si ferma, si siede, però non abbaia, non graffia, non morde. Si ferma, si siede, il conducente lo porta, dai, controlliamo di nuovo, vediamo, sei sicuro di quello che hai visto, sei sicuro di quello che hai sentito? Il cane gira, controlla, un altro giro, bisogna essere sicuri, soprattutto quando abbiamo a che fare con soltanto esplosive. Un altro giro, ritorna dove prima, il conduttore lo invita a annusare sopra, sotto. Ecco il cane che ha sentito qualcosa, si è fermato lì, si è risseduto, non vuole andare via. C'è qualcosa di strano, dice il conduttore, può darsi che ha sentito l'odore di qualche materiale esplosivo. Viene aperto il furgone e effettivamente all'interno del furgone c'è un pacco strano, un contenitore strano, qualcosa. E allora ecco che viene chiesto l'intervento degli specialisti. E allora adesso passo la parola al sostituto commissario responsabile degli artificieri, che ci spiegherà cosa sta accadendo.
Dunque, una volta scoperto che ci sta all'interno del materiale esplosivo, comunque la cosiddetta bomba, un ordigno, possiamo fare due tipi di intervento, o quello che stiamo vedendo con un artificiere, uno specialista protetto da una combinazione antiesplosione, che se succede qualche cosa, se c'è un'esplosione non succede nulla, oppure possiamo intervenire con un veicolo remotizzato, il cosiddetto robottino. Adesso l'operatore sta portando la bomba in un posto, diciamo, ritenuto di sicurezza, e poi si decide se farla brillare, cioè scoppiare, oppure viceversa. In questo caso è chiaro che nella realtà il tipo di lavoro è diverso. In questo caso possiamo vedere quello che succede. Ecco, questo è stato uno scherzo, un nostro gioco che abbiamo voluto così far vedere soprattutto ai bambini quello che può succedere nella realtà. Chiaramente cerchiamo di non far scoppiare niente. Grazie sostituto commissario responsabile. Quindi era una simulazione, avete visto, l'ordigno è stato portato con la massima delicatezza, può essere trasportato a seconda della circostanza o dall'uomo o dal mezzo meccanico, e poi viene fatta brillare di fianco un'altra carica per renderlo inoffensivo. Allora chiudiamo la dimostrazione congiunta del reparto cinofili e del reparto artificieri. Tutte le unità che hanno partecipato a questa dimostrazione si schierano davanti a voi per salutarvi, per ringraziarvi dell'affetto, del calore, della simpatia che avete trasmesso con la vostra presenza. Ricordiamo che saranno presenti anche domani, sempre qui in Piazza del Popolo. E l'ultimo saluto ai nostri amici a quattro zampe. Bene, e con la dimostrazione dei cinofili. Bene, benissimo, vediamoli ancora una volta, si sentano a voi e vi fanno un inchino. Benissimo.